rimasto praticamente tutto uguale a lunedì e non è che è cambiato molto. Ho messo sulla seconda caffettiera, quella piccolina, quindi stamattina ho fatto questa, poi mi sono svegliata, adesso sono quasi le 8:30 e mi sto facendo questa. Faccio un giorno sì, un giorno no quello perché continuate tutti a scrivermi che mi fa venire la snerva. E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo, nuovissimo, bellissimo e meravigliosissimo video. Sono le 8:20 e mi ero riappisolata. Mi sono svegliata alle 3, caffè colazione, ho montato il video, quello che è uscito lunedì, anche perché ho visto che al mattino prestissimo, non so come, il telefono viaggia più veloce, il caricamento per il video su YouTube. Tipo quello se lo carico il pomeriggio, magari tipo la sera ci impiega tipo 3 ore, 4 ore, 7 ore. Alle volte devo interrompere il caricamento, mettermi in macchina, andare più. Invece ho notato, non so come mai, che al mattino prendo il telefono, lo metto fuori sul balcone e nel giro di mezz'ora mi carica il video. Quindi ho montato il video per lunedì e che è uscito lunedì. E poi alle 6 erano le 7:20, credo più o meno, mi si sono proprio chiusi gli occhi qua sul divano. Meno male che per sicurezza avevo messo la sveglia alle 8. Ma la domanda che tutti ci facciamo questa mattina, sono attraverso il vetro, si vede lo stesso? Sì, mamma mia, che vetri puliti. Ho zoomato e dove sono i pali della luce? Allora, ne intravedo solo uno. Perché? Forse perché li ho sempre confusi come alberi. O si mimetizzano in mezzo agli alberi, cioè io uno lo vedo, poi c'è la gru, la vedo che c'era lunedì, sì, e poi dietro la gru in fondo c'è quella casettina. Allora, Casa Bianca, di fronte c'è la gru, a sinistra della Casa Bianca, dove c'è quella casetta con quell'altro coso bianco, insomma, sì, sti pali ci sono, e poi ce n'è una a destra. Esattamente dove ci sono quelle tre parabole bianche subito alla destra, ma è che io guardando così, ragazzi, non ci ho davvero mai fatto caso. Ma anche adesso, se guardo adesso qua tramite il telefono zoomato, però se io metto la prospettiva normale come quella che è adesso, sono dentro casa perché fa freddo, cioè più che altro perché sono in accappatoio, che sono uscita dalla doccia. Se guardi, non li vedi. Beh, io non li ho mai visti. Va bene, mi prendo il caffettino, mi vesto. Ok, arrivata dal medico, alla fine ho fatto veloce perché non c'era traffico, ho anche trovato subito posto perché il mio medico è praticamente in centro. Quindi aspetto un attimo in macchina. Poi una cosa che voglio fare mentre sono in giro, passare dal negozio casa, perché non so se ti ricordi che Mila aveva preso il trenino che poi abbiamo restituito perché non funzionava e quindi abbiamo questo buono. E stavo pensando laddove trovassi, ma non ne fanno più perché ho già guardato sul sito, le tovagliette, quelle di Verdi che io ho preso già 3 anni fa, che ne ho solo tre, in realtà me ne servirebbero altre due. Se no, però, visto che forse invece c'è il runner, quindi se c'è il runner, prendo quel runner lì verde che lo taglio e vado a farmi le altre tovagliette mancanti. Qui il centro pian piano si sta svegliando, i negozi devono ancora aprire perché qua aprono alle 10. Cioè, siamo passati da meno 5 ieri che c'era il ghiaccio, la nebbia, a oggi che sembra praticamente primavera, cioè fa o addirittura caldo, quindi più o meno. Guarda che carino questo negozietto di frutta e verdura. E questo bar classico, caratteristico, quindi fuori con le coperte. Invece abbiamo le sedie ricoperte perché ovviamente essendo in ferro almeno rimangono un po' più calde. Se non esco tardi dal medico, che il medico è puntuale, faccio un saltino fino ai mercatini di Natale perché forse dovrebbero esserci ancora. Così ti faccio vedere se sono aperti perché ovviamente è mattino presto, quindi non so. Cioè adesso che stanno smantellando tutto, non ce l'ho fatta proprio a venire. Allora, c'era come al solito, come ogni anno, la mini pista di pattinaggio. Alberi di Natale non ne vedo, sarà questo qua, questo pino poveretto secco. Sì, mi sa che c'è solo più che questo.
Questo è uno di quei negozi dove quando vengo in centro passo sempre. E lo sapevo che avrei fatto danno. Aggiornamento delle 11:30, sono arrivata a casa, ho fatto una passeggiata perché avevo proprio voglia di fare due passi in centro, non ci andavo davvero da tanto, da quest'estate credo, sia stata l'ultima volta che sono andata, quindi ho detto, boh, alla casa ci pensiamo domani. Ho fatto appunto una passeggiata, dalla dottoressa sono anche già uscita tardi perché sono passata tardi. E niente, domani mattina devo riuscire perché mi ha prescritto un elettrocardiogramma, me l'ha già prescritto per domani mattina, ha detto così per scrupolo. Io meglio che non mi faccio troppi giri di testa. Aggiornamento, quasi, no, un mese no, sono 3 settimane che non ho WhatsApp, pochissime le persone che si sono fatte sentire, di quelle che scrivevano sempre su WhatsApp, forse perché hanno paura di spendere 10-15 centesimi per un messaggio, per un SMS, considerando che nella gran parte delle compagnie gli SMS sono inclusi, c'è dei gratis, e, telefonate anche ricevute zero. Non sono più abituata al fatto che il disco finisce, quindi adesso però poso il telefono perché con molta delicatezza devo alzare la puntina e girare il disco dall'altro lato. Dischi che man mano che sto ascoltando sto pulendo con cotone e alcol, che in realtà non ho, sto spruzzando il Betril. Buongiorno a tutti, siamo nel giorno dopo. Io non mi sento di nuovo bene, io non lo so questa influenza, però adesso vi stavo leggendo e appunto mi avete detto che anche a molti di voi è successa la stessa cosa. Scusami, c'è la luce accesa, ma è davvero buiissimo ed è tornata di nuovo la nebbia. Io adesso mi vesto perché vado in ospedale a fare, mi fanno un elettrocardiogramma che la dottoressa me l'ha prenotato d'urgenza in quello che per me era ieri, che per te era un secondo fa, perché poi alla fine non ho finito il video perché sono andata a lavorare, ma sono poi uscita prima dal lavoro, non ce la facevo, ieri sera mi sentivo di nuovo la febbre e non so, vediamo se mi fanno qualche altro esame. Volevo andare lì presto per le 8, anche perché alla fine non ho mangiato, ho bevuto solo giusto un goccino di acqua, un goccino di caffè, perché ho detto metti caso che per qualche ragione mi fanno più degli esami del sangue, non voglio alterarli. Ma sono le 8:20 e ho detto, boh, ma aspetto un attimo perché è davvero buio fuori, c'è una nebbia assurda. Ieri sono stata tutta la mattina in giro a fare una bella passeggiata in centro e oggi invece, che già non mi sento bene, è così il tempo. Vabbè, fa niente, vado a vestirmi. Ah, qua c'è ancora il lenzuolo steso da 2 giorni. E siamo di nuovo qua. Ma già, gli altri giorni non l'ho filmato, ma praticamente è 3 giorni che io faccio avanti e indietro da questo ospedale. Sano come un pesce. Anzi, più sano del pesce perché i pesci poveretti non so quanto siano sani con i mari che abbiamo. O meglio, cuore a posto, ECG perfetto, quindi devo stare a riposo. Lo so io, lo sapete voi, me lo dico io, me lo scrivete voi, io credo di stare a riposo, ma in realtà forse dovrei stare di più a riposo rispetto a quello che sto. Non lo so, eppure io mi vedo davvero che vado davvero molto a rilento, anche la casa, cioè vedi la casa in che in condizioni è, non è più come prima. E niente, devo rallentare un pochettino, anche perché sono fortemente stressata, mi hanno detto. Quindi niente, semplicemente il cuore è andato un pochettino in affanno, ma perché sono stressata e quindi la respirazione io ce l'ho veloce, poi la tosse, comunque sia, tutti i dolori che avevo qua sono dovuti da questa influenza che ho avuto, dolorico ancora. Boh, tutto a posto. Adesso, sapete cosa facciamo? Andiamo alla CIDAC che vado a fare un carico di carne perché
alla CIDAC fanno una raccolta punti, insomma, e ho punti per un totale di quasi 50 euro, mi sembra, che devo utilizzare, perché sennò tra un po' scadono e li perdo. E quindi abbiamo aspettato oggi che Mile mi ha avvisato, sapendo che oggi arrivava la carne, quindi credo che comprerò un po' di carne. Arrivata alla CIDAC, vado a prendere 4 pacchi di carne, anche perché con 50 euro vedo se vedo Mile, la saluto e torno a casa. Buissimo in casa, sono le 12:30, io sono arrivata, ho messo a posto tutta la spesa che non ti ho fatto vedere, comunque sia moltissimi surgelati, perché ho visto i prezzi della verdura, erano alle stelle, a questo punto me la prendo già surgelata, già tagliata e già pulita, e la pago ancora meno, tanto ad ogni modo arriva dalla serra o chissà da dove, poi viene trasportata, insomma il discorso già ve l'avevo fatto un po' di anni fa. E dal momento che ho caricato un pochettino troppo uno spazio in freezer, domani ho invitato a pranzo due mie amiche, dicendogli: volete venire a pranzo? Gli ho detto: volete venire a pranzo? Per l'una e mezza, non so quando mi riuscirà dal lavoro, io alla fine non lavorerò. E così ho messo a scongelare delle cose che avevo in freezer, perché in freezer effettivamente non mi ci stava più niente. Quindi ho unito l'utile al dilettevole. Nessun grande pranzo, cioè proprio solo quattro cose messe insieme, proprio solo ed esclusivamente per stare insieme e per non andare a buttare le cose che avevo in freezer che non ci stanno. Raga, io sono sincera. E buongiorno, e siamo arrivati al terzo giorno. Mi ha scritto Erika: ma metti sempre semi. Cioè, io so cosa sto dicendo, ma tu non lo sai, ma io penso di pretendere di capire che tu già sai cosa io stia dicendo. Ogni tanto, quando monto e guardo i miei video, mi rendo conto che inizio il discorso, poi lo interrompo proprio a metà e parlo di tutt'altro. Vabbè, ormai mi conoscete. Sì, oggi ho fregato la maglia, Mire. Ogni tanto io rubo le ciabatte, io lascio una ciabatta sì e una ciabatta no, ho il pantalone del pigiama, o boh, una cosa che faccio proprio da sempre, è una cosa che faccio da 13 anni a questa parte. Allora, questa notte non ho dormito, come penso si possa vedere. Mi sono addormentata alle 3 e mi sono svegliata alle 7:30, 8. Ma in realtà era tutto un dormiveglia, cioè mi sforzavo di dormire, poi mi sono tirata su perché altrimenti mi viene solo mal di testa. Ieri dove siamo rimasti? Ah, alla spesa, che poi l'avevo messa via velocemente perché, come ti avevo detto, ho comprato tanti surgelati perché il prezzo della verdura era proprio alle stelle, cioè a conti fatti non ne valeva davvero la pena prenderla, pagarla 5 euro al chilo per poi venire a casa, per poi lavarla, per poi pulirla, per poi cucinarla. Quindi vacci ad aggiungere il lavoro, la pulizia, lo scarto e il gas. Ieri guardo, ho detto basta, no? Cioè, questa cosa qua è assurda. Mi sono presa, ragazzi, tutto surgelato, tutto. Cavoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, finocchi, carote, e non mi ricordo più. Ah, ecco, ti volevo far vedere il casino che c'è nel mio freezer, il fatto che ho invitato delle amiche a pranzo, perché io ho detto, ragazzi, ho delle cose in freezer che non mangiamo, quelle cose che Mile ogni tanto, quando va a fare la spesa, compra. Tipo il bon roll, quello lì fatto dell'aia, che è una schifezza immane assoluta, che io non mangio. Mile non mangia, però lo compra. Ogni tanto ci capita di comprarlo, tipo 2 volte all'anno, magari quando è in offerta 3 euro, e diciamo: ma sì, lo mettiamoli in freezer perché, metti caso che arriva qualcuno all'ultimo, si è rivelata una cosa utile. Scongeli, metti in forno, 70 minuti è fatto, con due patate e un piatto di pasta e sei a posto. Solo che adesso è lì da quasi quest'estate, da settembre mi sembra, ed è giunta l'ora di farlo fuori, sinceramente. Allora ho chiamato le mie amiche e ho detto: ragazze, devo fare pulizia del pozzetto, volete venire a pranzo? E mi ha detto: cosa gli faccio? E gli faccio vedere poi cosa farò, anche perché poi stacco, mi metto a sistemare un pochettino casa. Cioè, vedi, questa è la situazione pozzetto, che è così pieno, non raffredda bene, se ne va anche in sovraccarico e mi gira la bolletta. Per intenderci, farò proprio tutte queste cosette qua che aveva preso 1000 euro spin, che ogni tanto quando vede le cose
Mi viene voglia se le va a prendere, poi dopo alla fine sono cose che non mangiamo, difficilmente le facciamo, quindi farò tutti aperitivi, metterò questi, questi, queste cose qua, poi le perle di baccalà piuttosto che le mozzarelline panate, insomma mi sono portata tutto su avanti. Le carote che farò insieme alle patate nel forno. Poi ancora, ti ricordi i salami che ci hanno portato, che ci ha riportato indietro la nostra amica di Capodanno? Quello. Poi ho dei formaggi da far fuori. Ho ancora della Philadelphia, appunto, che ho ancora della una confezione di bresaola, che anche quella era da far fuori con la Philadelphia. Quindi farò il rotolino di bresaola e Philadelphia. Mamma mia, quanta polvere qua sopra. Insomma, farò delle cosette così, niente di speciale, prevalentemente tutte quelle cose pronte e preparate che noi ogni tanto compriamo e teniamo in freezer perché si rivelano davvero comode se all'ultimo minuto, meglio che metto dentro i miei cuscini e la mia coperta, si rivelano davvero comode perché davvero all'ultimo minuto il buon roll mi è capitato di davvero utilizzarlo se veniva qualcuno il pomeriggio. E poi alla fine dicevo, dai, fermati a cena, era un attimo tirarlo fuori dal freezer, scongelarlo, metterlo al forno con le patate o con le carote o con qualsiasi verdura io avevo. Tendenzialmente le patate è una cosa che abbiamo sempre in casa, un piatto di pasta e veniva fuori un bel pranzo o una bella cena, ecco. Però appunto, come sappiamo, le cose hanno delle scadenze, non durano in eterno, perché ci sono molte persone convinte che dicono, ma sì, le cose in freezer le tengono anche in freezer per un anno. No. Anche le cose in freezer hanno delle scadenze e quindi anche le cose in freezer scadono. Per assurdo è così. Comunque, io adesso vado a pulire casa. Qua c'è ancora l'albero da smontare. E casomai a questo punto, domani, no, dopodomani, io e Emile siamo a casa insieme di riposo. Quindi magari filmo insieme un po' insieme alla Nile. Io adesso mi metto a fare due pulizie, preparo quelle due cosette lì che poi non c'è niente da preparare, c'è proprio solo da accendere il forno e buttare dentro. E poi ancora le acciughe, che sono sempre quelle lì di Capodanno che ci avevano portate, che sono lì integre, non sono ancora scadute. I vulvan da fare, quindi farò anche quelli, un pezzo di salame, insomma, finisco tutte queste cose qua, che roba che secondo me avanzerà e infatti poi prenderò e lascerò tutto a loro da portarsi a casa, che se lo mangeranno o stasera o domani, in modo da non buttare via niente. E io vi mando un abbraccio grande, spero che questo video vi abbia fatto piacere, mi spiace che non è riuscito a passare neanche Mille per un saluto. Spero solo che la mia compagnia e la mia quotidianità vi abbiano fatto piacere. Io vi ringrazio come sempre perché non vi ringrazio mai abbastanza per i commenti, per l'affetto e per tutti i consigli che mi date, che come vedete io ascolto sempre. Ah, mi hai anche detto di comprare i filtri di carta da mettere dentro il filtro della macchinetta del caffè. Sono andata subito a guardare, però a conti fatti venivano. Adesso non mi ricordo, la confezione da 100, 17 euro, insomma dipendeva dalle marche. Quelli là proprio compatibili costavano un po'. E a questo punto mi conviene non comprare i filtri, ma cambiare poi il filtro quando si rovina, perché invece il filtro originale costa 9 euro. Quindi mi sa che a conti fatti non vado a comprare i filtri usa e getta, ma poi quando è vado a cambiare direttamente il filtro. Anzi, mi sa che forse è meglio già comprarmene uno o due che li tengo là, metti caso che poi per qualche motivo non li fanno più. Va bene, ho parlato tantissimo, spero solo di averti fatto un po' di compagnia. Io ti mando un abbraccio grande, se hai piacere, noi ci vediamo venerdì.